Molto bene, buongiorno. Allora, siccome adesso sono qui in macchina che sto aspettando di fare una commissione, ma l'altro giorno avevo fatto un video dove avevo fatto vedere le padelle di Casanova. Non so se l'avete visto quel video, non l'avete visto, non lo so. E perché queste padelle sono veramente molto spesse e mi ci sono trovato bene, cuociono bene, tengono bene il calore, non è proprio, diciamo, il calore è molto uniforme in tutta la padella, quindi tiene veramente molto bene e devo dire che mi ci sono trovato bene, cuociono bene, guardate proprio. E siccome che quel giorno lì che sono andato da Casanova le ho viste, tra l'altro c'è anche una promozione, mi ha spiegato che adesso quel tipo di padella costa tipo 14 euro, quindi 16 euro se non ricordo bene, però c'è una promozione che sulla seconda padella si paga il 40% in meno. Allora a questo punto volevo andarne a prendere anzi due, visto che la seconda si paga il 40% in meno, quindi da 16 euro si paga tipo 9 euro, una roba del 9, 9,50 euro, una roba del genere. Quindi a questo punto volevo andarla a prendere. Almeno butto via tutte quelle padellacce brutte, usurate, vecchie che ho lì. Alcune sono solo vecchie, non sono rovinate, però butto via, anche perché poi così non rischio di mangiarmi il teflon lì, insomma, no? Ecco. E così adesso vi porto a vedere che cosa prendo. Poi, tra l'altro, prima di uscire di casa è arrivato un corriere che mi ha consegnato una cosa che mi serve per il lavoro, ma poi questa ve la faccio poi vedere quando dopo arrivo a casa, quindi prima andiamo a vedere la Casanova e poi, visto che sono in giro in centro, faccio anche un giro e così vediamo che cosa c'è di bello nei negozi. Se mi ricordo, attenzione, se mi ricordo, non è detto che mi ricordo di registrare tutto. E poi dopo vi faccio vedere che cosa è arrivato col corriere. Quindi ci vediamo dopo. Ecco, allora adesso sono qui in centro, guardate come sono combinato dal freddo, però guardate qua che carino che hanno fatto tutto qua, addobbato per Natale qua così. Lì ci sono i mercatini, vabbè non posso riprendere, solito discorso che non si può riprendere perché c'è la gente, solite menate, se riesco vi faccio vedere e se no, no. E se no no, qui c'è una pazza che grida, parla al telefono, grida come una pazza. Io ci provo a riprendere, vediamo se ci riesco, ma non è detto. Ah, dottor Nicola qua, questo qua, dottor Nicola è la farmacia qua di Aosta, dottor Nicola, come dice mio nonno, Nicola de Mola. Poi qua cos'è? Energia rinnovabile, poi dice le formage, ah ecco qua c'è tutto fromage, poi vabbè c'è la musica, non so se YouTube me la banna, perché vabbè ovviamente, spero di no. Qua tutto fontina, cofruit, ah questo qua cofruit è un prodotto di valdostani, tipici valdostani, alberello di Natale. C'è una concentrazione di persone qua. Forte, dice. Ma non ho mai visto la metà degli anni.
ti racconti sui pulisci? Di. Come complemento di. Poi qui c'è la sfera dove si entra dentro, vabbè, dove non guardate troppo le persone, qua il teatro Foro Romano, vista montagne, e poi qua dietro hanno messo sto mega schermo qua, molto molto carino, ci via.